Siamo a Santo Stefano, in Sardegna, e qui abbiamo con noi niente poco di meno che Domenica di Sanzo, Ciao a tutti. la vedette ufficiale di Santo Stefano Resort, che ha enchanté, che ha fatto brillare tutte le serate di Santo Stefano durante quest'estate. Puoi dirmi i tuoi esordi nel mondo della canzone? Allora, naturalmente, come diciamo in modo molto classico, io ho iniziato nel coro della chiesa del mio paesino della Calabria. Poi da lì è successo che praticamente alle scuole medie un mio insegnante mi chiede di cantare un pezzo. E mi sente e dice: devi assolutamente studiare. Da lì poi ho iniziato a studiare, sono andato con la mia insegnante a Cosenza, Velia Ricciardi, con cui ho fatto 13 anni, e poi sono arrivata a Roma e a 19 anni ho fatto un provino per un'accademia, l'Accademia di Pino Insegno, che era intitolata a Corrado Pani, e da lì ho studiato anche teatro e anche doppiaggio, che tuttora faccio doppiaggio cantato dei cartoni animati, ed è una bellissima esperienza e un bellissimo lavoro. Quale, ad esempio? Adesso ho doppiato Angela di Talking Tom, che è un personaggio, una gattina molto carina che fa la cantante nel cartone animato, e poi ho doppiato Prue in Spirit della DreamWorks. E questa voce con questi acuti così alti ti viene da come? Cioè, è proprio tua, tua o lei è cresciuta con te? Chiaramente è cresciuta con me, nel senso che la tecnica io penso sia molto importante all'inizio, ma dopo subentra tutto il resto, cioè l'interpretazione, che in realtà devo dire il teatro mi ha dato molto, e penso la mia idea dello spettacolo è un'idea di libertà sul palco. Io ho sentito un Caruso di Dalla, che in fondo Dalla non è così semplice, Esatto. spettacolare, complimenti. Puoi Grazie. dirmi come intendi, cosa intendi tu veramente la musica, cos'è per te? La musica per me, come dicevo prima, è libertà, e penso che la costrizione sul palco, quando sento degli artisti incastrati nella tecnica, mi infastidisce questo. E quindi io cerco di trasmettere il fatto che comunque ognuno di noi, quando sta su un palco, deve capire cosa sta facendo, il testo che sta interpretando, e ridarlo al pubblico con l'emozione che ognuno di noi prova. L'emozione è importantissima. Molto. E questa New Metto Band cosa c'entra nella tua vita? Diciamolo. Allora, la New Metto Band arriva più o meno 8 anni fa, perché conosco Paolo Arcuri, che è il leader della band, e da lì, insomma, lui mi chiede di diventare corista, diciamo, della New Metto. In realtà poi c'è anche un piccolo intreccio sentimentale, Ma perché va! sì. Quindi io e Paolo alla fine anche nella vita, diciamo, viviamo insieme. E da lì poi sono diventata anche frontwoman anche della New Metto Band, per quanto riguarda tutta la parte, diciamo, di ascolto e di intrattenimento musicale. Il leader, chiaramente, il frontman della band rimane Paolo, ma comunque insieme Io viviamo spero questa esperienza. tanto di vederti presto sui grandi schermi, proprio alla grande, e vorrei tanto risentire quella canzone Caruso di Dalla che hai magistralmente interpretato per noi l'altra sera. Grazie ancora, Ti Domenica, e ringrazio, alla Elisa. prossima. Grazie. Ciao, Ciao a ciao. tutti.